Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati in un nuovo video degli acquisti del mese. Dalla miniatura si capisce bene cosa ho acquistato questo mese, ovvero un lotto di giochi incredibile a 25 euro. E quando l'ho visto ho detto, forse il mio lato da collezionista li vuole, ma il lato razionale no. Poi il lato razionale ha capito che costavano 25 euro e ha detto prendiamoli. Però oltre a questi acquisti di questi lotti ci sono altri due acquisti, comunque sia più rilevanti per quanto riguarda la mia passione per un certo brand. Quindi prima andiamo a vedere questi due acquisti più rilevanti. Abbiamo due carte Pokémon, figuriamoci cos'altro poteva essere. Abbiamo un Charizard di Expedition, se non vado male. Non ricordo se era Expedition o Neo Genesis, comunque sia, sì, è molto molto bello. E costava davvero una stupidaggine. E poi in questa teca abbiamo anche un Charizard Shiny, che però non c'è scritto Shiny, è semplicemente un Charizard ed è davvero davvero fighissimo. Ecco, questo è costato un pochino di più rispetto al Charizard di prima, ma comunque un prezzo piuttosto contenuto. E il prezzo più basso a cui è arrivato, ho visto, era 40 euro, ma ci è arrivato tipo 2 anni fa, quando la mia passione per le carte Pokémon era inferiore a quella che è adesso. Prima mi limitavo a collezionare solo i giochi e la passione per le carte era sepolta e, dando una piccola spolverata, è tornata più cattiva di prima. Di quando avevo 10 anni. Quindi ora mi tocca recuperare poco per volta carte che hanno anche prezzi proibitivi a volte. Passiamo per ora a questo lotto enorme di giochi. Cominciamo con Tom e Jerry, Fuga Infernale, Babar to the Rescue. Non ho idea di chi sia. Addirittura due giochi in uno, Shark Tale e Shrek 2. The Sims 2, Pets, Cooking Mama 3, Bunnies. Oddio. Barbie e le 12 principesse danzanti. Sì. Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Giulia, passione stilista. Perché no? Nintendogs, che non ha bisogno di presentazioni. WWE Survivor Series, che riflette tutto. L'ho messa dentro una confezione protettiva perché la scatola era schiacciata. Dottor Sudoku. Nice. World Tennis Stars. E Dulcis in Fundo, un gioco che non fa parte del lotto, ma che è stato il mio primissimo gioco per Game Boy Color. Non il primo che io abbia mai giocato. Quello ci sarà un video a parte quando uscirà la remaster quest'anno. O più che una remaster è un remake, ma quando uscirà ci penseremo. Il mio primo gioco per Game Boy Color, Donkey Kong Land 2. Tra l'altro, col marchio di Jig. Il marchio Jig su questi giochi vuol dire che è italiano, perché la Jig appunto acquistava i giochi per Game Boy, chiamali stupidi, e quindi insomma a quel tempo c'era la Jig che li distribuiva, poi Nintendo ha detto non ci compra più nessuno il marchio, chi se ne frega, tanto ci abbiamo i miliardi, quindi continuiamo a distribuirli così come capita sul territorio. Bravi, ottima scelta. Ragazzi, questi erano gli acquisti di gennaio, acquisti molto molto mirati al mondo dei videogiochi. E la domanda che ora magari vi sorge spontanea è: ma Andrelink, hai comprato tutti quanti quei giochi, li giocherai mai? Certo che li giocherò. Sono giochi che si finiscono in massimo 4-5 ore, quindi in un pomeriggio te li consumi. Il problema è che ci sono alcuni giochi ancora incellofanati e vorrei tenerli così. Non che saliranno mai di prezzo, ma è per puro valore collezionistico. Quindi come giocherò i giochi incellofanati? Mi tocca andare di ROMS. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Il mese di febbraio salterò gli acquisti e ci rivedremo direttamente ad aprile con gli acquisti di febbraio e marzo. Non ve ne frega niente, io ve lo dico comunque. Inoltre vi ringrazio anche per aver visto questo video. In descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!